Ciao amici del MyLab, anche oggi parliamo di vitamine e parliamo anche questa volta di un esperimento che è stato fatto in collaborazione con l'Università di Brescia per mostrare come l'idea che le vitamine tra di loro si aiutino e si diano manforte non è solo un'idea, ma è piuttosto riscontrabile nella pratica clinica. Ti faccio vedere perciò un piccolo estratto di un video che ho registrato durante un mio intervento in un corso ECM, Educazione Continua dei Medici, che ho tenuto in una clinica. Quindi andiamo a vedere che tipo di esperimento è stato fatto e che cosa dimostra questa esperienza. Per favore, condividi questo video con i tuoi amici, come sempre, condividilo tramite Facebook, tramite YouTube e anche WhatsApp. Per vedere questo è stato fatto anche un esperimento in collaborazione con l'Università di Brescia. Sono stati messi dei neuroni in vitro ed è stata fatta una simulazione di ischemia, una privazione di ossigeno e glucosio per 3 ore. Ovviamente è stato fatto su una vasca di controllo con dei neuroni non trattati da integratori e un'altra invece, vasca di Petri, è stata trattata con un compound di antiossidante. Le sostanze che sono state usate, le riassumo qui. Praticamente, senza andare nel specifico, contenevano molti antiossidanti ed era un multivitaminico quello che faceva un po' da riempitivo, quello che dava il compound di cofattori necessari. Cos'è successo? Beh, il trattamento è durato 96 ore precedenti alla deprivazione di ossigeno e glucosio, 3 ore di assenza di ossigeno e glucosio e poi 24 ore di recovery per vedere come si riprendono. Sono state misurate con misure metaboliche, con misure delle sostanze dentro le vasche di Petri. Abbiamo rilevato questo fenomeno, ovvero sia che rispetto, fatto 100, la quantità di neuroni morti a causa della deprivazione di ossigeno e glucosio, con la dose ottimale di questo compound abbiamo avuto una mortalità di neuroni pari alla metà. Ne sono morti metà con il compound alla concentrazione ottimale. Tra l'altro vedete che qui c'è la solita curva AU che dice sempre che è la dose che fa il veleno ed è, voglio dire, in quantità maggiori si ritorna ad avere dei danni come se non fossero stati trattati. Questa è una curva che avviene sempre. Ma la cosa importante da notare qui è che le quantità che hanno dato le misurazioni sono molto molto piccole. Picogrammi al millilitro, cioè con concentrazioni piccolissime, abbiamo avuto comunque un effetto di ottenere una moria di metà dei neuroni. Non mi sorprende la moria di metà dei neuroni perché già era stata ottenuta anche con singole sostanze. Per esempio, era stata ottenuta con lo stesso identico esperimento anni fa, è stato fatto con i polifenoli e l'estratto del tè verde aveva dato esattamente lo stesso risultato. Senza trattamento, un indice 60 di mortalità e si va a 30 col trattamento. Ma guardate qui l'unità di misura, è circa 1 milione di volte più grande. Prima erano picogrammi, non nanogrammi, picogrammi, adesso sono microgrammi al millilitro. Con 1 milione di volte meno sostanza si sono ottenuti gli stessi risultati. Questo è importantissimo, come diceva il professor Franceschi, perché le sostanze sono tutte buone, ma è difficile farle entrare al posto giusto. Ci sono molte barriere al fatto che le sostanze corrette entrino nel posto giusto. Ci sono, non so, la barriera ematoencefalica nel cervello, ci sono vari meccanismi che fanno sì che un qualsiasi integratore o sostanza o anche farmaco abbia difficoltà ad entrare in grandi quantità o in quantità sufficienti nell'organismo. Altro esperimento era già stato fatto con il resveratrolo, anche lì c'era una quantità ottimale, ma notare la dose anche in questo caso era un po' inferiore, erano microgrammi per chilogrammo. Quindi anche qui abbiamo avuto una sorta di dimostrazione che la sinergia dei componenti dà un vantaggio perché bastano delle quantità molto molto inferiori, che sono quelle poi che trovi nelle concentrazioni plasmatiche reali dei pazienti o delle persone. Quindi, in conclusione, diciamo così, gli effetti sinergici hanno migliorato l'efficacia di questi tipi di integratori da 250.000 volte paragonato con gli studi precedenti. Ah, tra parentesi, il motivo della minore mortalità in realtà era l'obiettivo dello studio, non era mostrare la sinergia, questo è stato, diciamo, un regalo che ci ha fatto l'esperimento, ma era di dimostrare come mai
con queste sostanze c'è una minore mortalità di neuroni. E è stato dimostrato che queste sostanze hanno effetti epigenetici, ovvero sia regolano dei geni che provocano l'apoptosi in caso di ischemia cerebrale, appunto. È stato visto che praticamente migliorano il funzionamento del corpo andando a far esprimere il gene corretto nel momento giusto. Per riassumere, le cose che volevo dire è che ci sono delle prove che dicono che forme chimiche corrette aiutano ad avere maggiore efficacia, ed è una cosa importante. Non perché siamo fautori di sostanze biologiche o di provenienza naturale, ma perché proprio ci sono delle forme chimiche da seguire e che la sinergia con i cofattori, cioè vitamine, minerali e compagnia bella, danno dei vantaggi notevoli. I prossimi esperimenti ci sono, per esempio, in programma degli esperimenti proprio qui in casa di cura Villa Margherita, e lo scopo è quello di misurare l'effetto di questi integratori, o meglio dei compound, integratori con i cofattori, sullo stress ossidativo con i pazienti con il Parkinson's disease o con il gruppo di controllo di persone sane.